un canale TV, e quindi a quel punto lì no disc, fai i tuoi settaggi open. Cioè lui ti comunica con lo schermino qua. Quando spegni, tu hai spento perché è già schiacciato, però ancora in realtà è acceso, questo sta facendo slap e si ferma. Ci mette un po'. Lì e poi ti dà la spia lì del... Dormire, mi sembra. Ecco, ora è spento tutto e ce l'hai in standby. Ci mette un po', però è così questo qui. Ovviamente è una sorta di PC che deve fare tutti i suoi riavvii, apertura, chiusura. Sintonizzatore, ex ormai, sintonizzatore. Basta, voglio 1200 euro per il, solo per il disturbo, tutto il resto. Okay. Allora, minchia, viene decente, è una rapina. Allora ti faccio una cambiale, no? Una rapina. Ti fidi della cambiale? No, non ti cambiare. Qua sul banco abbiamo il cellulare DM che non riesce a mettere a fuoco, un Philips, lettore si accende, però non apre il cassetto. Lettore CD, che cazzo di modello è? Non mi ricordo mai più il modello qui. Questi sono tutti gli attacchi che ha dietro. Non vedo il modello, possibile che non vedo il modello? Vabbè, comunque si accende da solo e non sento rumore. Questo è il ricciolino che abbiamo tirato fuori dal Penny. È acceso anche qua Philips, c'è sempre l'orologio del programma, si è aperto del programma, della programmazione aperta inserita. Questo è il telecomando, funziona anche col telecomando. Come tutte le cose, partono da casa che stanno male, vanno dal dottore che stanno meglio dei nuovi. Perciò in sostanza, che cazzo ha sta a fare? Se si blocca il cassetto non si apre. Giusto perché qua diamogli una sbirciatina, va? Allora, niente classiche vigia stella, ma ci vuole la punta di Torx, questi ragazzi proprio non le concepisco, per staccare la corrente sì, uno. Questa è una diavoleria moderna. Quindi, come parlano, che fanno, ci dicono i cazzi loro di là. Ancora, quante cazzo di viti hai, puttana della tua vita?
complicato. Beh, hanno paura che scappano sti coperchi, sti cazzo di lettori. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette vita, faccelo cazzo. Ah, no, un cacchi di bi. Ecco qua, Tom, mettilo per terra dove tu. Ci avviciniamo, c'è pure un hard disk. Bello! Può registrare. Eh sì che poteva registrare. Che cos'è sto hard disk? 160 gigabyte. E poi? Registrare il film. Venite dalla cartina che erano le pizze che ha fatto la voce di mia figlia. Voi follower su internet, quando io registro, vedete? Ah, se venite l'altra sera, salutate i follower, almeno così vi conoscono. Oh, cazzarola. Il problema è qua dentro. E fu così che saltò tutto in aria. Bella sta ventola messa così. È acceso, sì, la ventola gira, il lettore fa casino e lì è proprio chiuso in maniera della serie. Vabbè, abbiamo un telecomando. Se questo parte adesso ma risponde ad un impianto open. Funziona, perché dici che non funziona? Se apro il cassetto si ferma la ventola, mi chiudo e si dice interessante. Aspira o soffia? Aspira, perché soffia di qua. Questo è un bel hard disk. Non capisco perché si accende da solo. Condensatori elettrolitici gonfi o scoppiati, non ne vedo. Neanche qua sull'alimentazione. Quindi questa è la scheda del pannello dei comandi e qua c'è interessante sta il disco. Quindi sta geggio qui registra. E adesso vi devo lasciare per andare a prendere il caffè. Per me sta a fare funziona, che cazzo di funziona. Potete toglierci un po' il coperchio di qua per vedere un attimino se c'è qualche problema di lubrificazione qua nel caffè, ma non credo. Questa roba qui non è che si lubrifica. Allora, io avevo tolto queste due viti qua che vanno tolte e avevo attaccato qua, però non serve un cazzo, il contesto è qua. Ora vi faccio vedere, qua sotto ci sono due linguette, una e due vanno aperte parte del cassetto. Arrivo aperto, qua ci sono altre linguette,
Allora, comincio a tornare da lontano. Vediamo se riusciamo a togliere anche questa parte qua superiore. Almeno così vediamo meglio un po' tutto. Qua c'ha delle levette, figurati. Ti ho sempre messo al contrario queste cazzo di cose. Ma io non lo so. Allora, vediamo se ce la faccio. Sì, qualcuno potrebbe trovare da 10. Ma ti è un bastardo che usi i cacciavitini che di norma usi per gli orologi? Sì, perché comunque devo rifare la punta. E siccome vedo che sta funzionando, sta venendo via. Ecco qua. E questo è l'altro pezzo del di dove si nasconde qua il cassetto del lettore. Diamoci corrente. Non capisco perché il programma qui di accensione è sempre è partita la ventola. Ho dato il comando di apertura adesso, Qui c'è scritto EXI 2. Io non ci vedo niente di... Con un telecomando mi viene meglio. Questo è il motorino del cassetto. Armi. Se non ha questo la cinghia. È un po' mollina, sì, la vedo. Vediamo un po', facciamola aprire il capo. Mi sembra un po' molla, però non è questo il problema, Il problema dice qui abbiamo tutta sta testina con i fili messi così ad minchiam proprio, cioè sta cosa qui della serie proprio un po' a toccarmi, vedrai come mi distruggo subito. Proviamo un po' un disco, qualche capello l'abbiamo trovato, non so se si vede, lo buttiamo, era qui, qui c'è un pochettino di vecchia lubrificazione, ma c'era solamente quella della testina. Allora, siccome c'era già unto qui, ci ho tolto quei capelli e l'ho pulito un pochettino alla buona, ci ho messo un po', e quindi lo unto a capo di nuovo. Vediamo un attimo. Ora prendiamo un disco, vediamo, vuoi sapere perché non gira?
Lo volete sapere? Siete sicuri che lo volete sapere? E ora ve lo faccio vedere perché mi gira. Però questo lo devo mettere qua. Mettiamo il fuoco qua. Anzi, lo mettiamo qua così. Vediamo, perché non gira? Non gira perché manca questo. Ok, vediamo qua dal... è partito, sta facendo il conteggio, questo qui è un disco audio, d'altronde lui va bene anche per i dischi audio, non solo video. Vediamo se mi fa saltare la traccia. Sì, vedo che va avanti. Qua ci sono anche le cose a disco. Le istruzioni qua non ci sono, però il problema è questo qui del disco, quindi vedo che comunque apre più il cassetto. Non ci vedo niente più. Sta facendo i suoi soltaggi. E poi il disco conteggio va. Io qua non vedo nient'altro, vuole un televisore, sì. Questo qua davvero l'ho messo sopra, vediamo un po' di fuori.
chiuso così, con le sue mollettine. Non ho paura che queste spine da qua si staccassero. Qua condensatori gonfi sull'alimentazione non ce n'è. E qua non ho nessun problema. A che ora ti si accende sta affare qua? Io lo trovo acceso. D'accordo di giorno avanzando, quindi penso di notte. Allora faceva sistema menù lingua, vediamo un po' se riusciamo a mettere un cazzo di italiano. Il codice è questo, no? Oh, italiano, oh. Impostazione orologio, codice automatico, screen saver acceso, lo screen saver dice che è acceso, lo vuoi spingere? Ah, screen saver, modalità eco, modalità eco è acceso, economico. HDD info, spazio titoli registrati, ma allora può spazio media giù, ma allora sta registrato qualcosa, può registrare sull'hard disk e poi passarlo anche su un DVD, no? Formatta i dati, tutti i dati saranno cancellati, lo formattiamo, vediamo che succede. Ok, sarà qualcosa di gioco. Boh, qualunque cosa oramai tra poco non c'è più, ti gira così sotto l'udito. Vabbè, intanto adesso ti parla pure in italiano, se riesci a metterci la lingua. Bastardi, mangiate le patatine, non mi viene niente. Veramente te lo prendo. Quanto cazzo ci mette? Non è tanto grande come disco, però è forza a porta. Ripristina del fuoco, perfetto. Caricare in... impostazioni predefinite. Sì. Ora va alle impostazioni di fabbrica, dovrebbe... non dovrebbe accendersi allora. Qualunque cosa. Minchia quanto tempo, anche per mettere in posizione di fare. Ho fatto, si è spento, per caso si fa l'avvio da solo? No! Sì, accendo da capo, Philips, qua ci siamo noi. No, signa. Quindi ritorniamo sulla lingua, italico, noi siamo italici, no? Selezione paese un'altra volta, Germania, perché Germania? Lì
carica tutto italiano. Minchia, che giorno è oggi? Mi cerca pure la data, che pare? 22 cosa? Lunedì 22. Ah no, aspetta, ho fatto una cazzata. Mi chiede il solito prima del mese. Ah, ecco, non ci ho fatto caso, però 22, no, non mi dice. Un mese e mezzo. Mamma mia, sta batteria, cioè è andata. In che anno ci troviamo noi qua? Nel 23, vero? Ancora 23, vaffanculo. Dammi un orario. 15? No, 14. 14. 48 precise, ma sì. Per la sorgente esterna in stand by. No, lasciamo come. Acceso o spento? Vabbè, nel caso lo spegniamo dopo. Stop ricerca. Tanto non c'è un cazzo da prendere. Avvia. La guida interattiva del programma. Ma non è possibile questa cazzo di batteria che si consuma così presto? Non l'ho neanche usato il telefono. Minchia, va! È sempre nell'orecchio mio. Ma senza di segnale. Perfetto, vediamo se lo spingo così. C'è. No. Dice slap. Cioè si parla ancora in inglese. Decoder. Ti dà l'orario e l'orologio è spento. Vedi? Per l'orologio questo rosso che era acceso qui, quindi non ti si dovrebbe più accendere un cazzo. È regolarmente in stand by, sì, a volte senza rompere i coglioni per prima, questa sera di fabbrica va fatta. Non ho programmato una sega anche perché non c'era l'antenna. Ho resettato tutto, basta, ci ho pulito l'hard disk. E ti levi dai cazzo. Cioè io sto video lo dovrei pubblicare su YouTube così con questo linguaggio folcloristico e colori. Come fa Valleggio, ma che cazzo. È partito, eh! Tutto va bene sto cazzettino, no? Perché... i diritti, va bene, salta sto pezzo. Mi bene un po' di chinotte che hai portato? No, è originale, l'ho comprato io, quindi non potete cagarmi il cazzo. Guarda questo, si ammazza. Ah no, c'è l'extra. Guarda le pastiglie, è presto. Si intravede appena dove ciccia la fare. Eccolo. Cos'è il tuo film, dai? Zitto, non va bene per te questo film. Perché? Che altro? È pornografico. Da dove? La nonna porta di Suor Teresa. È un po' giallo. Vediamo se salta le trocce. Sì, questo si impicca. Tanto le piace, sì. 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 2 euro, quasi percentuale. Io addio questo cosa. Capisco. Basta, se no qua YouTube mi rompe poi di coglioni. Sta a fare per me funziona. Non chi è? Resettato, vediamo tutto. In costruzioni di fabbrica abbiamo resettato appunto l'ardissimo, tutto quello che faccio lì non dovrebbe più farlo.
più viola se cazzo di me. Carichini. Finito, chiuso. Dov'è la presa elettrica? Mettiamo qua, la cava. $15.05, ti trovi? Telecomando ce l'ho di là. Devi dargli tempo. No CH, perché non abbiamo sintonizzato nessun canale TV. Anche perché tanto oramai questo qui non prenderebbe niente. Apriamo. Si apre. Mi stavo perdendo il cellulare. Comunque c'è scritto, open close, quando dai contatto c'è scritto. Funziona benissimo. Qui è tutto spento, non si dovrebbe accendere a cazzi suoi. Questo è tutto quello che fa. Visto, sì, perfetto, bene. Con questo è tutto, alla prossima.